sono delle pagine della nostra storia che non amiamo riprendere, eppure che vanno aperte. Lo ha fatto per noi Stefano Zecchi. Buongiorno professore. Buongiorno. Finalmente, almeno quando ci sono io in studio, perché ci siamo sempre visti in collegamento da Milano, perché non riuscivamo mai ad incontrarci. Eccoci qua. L'occasione, professore, noi partiamo sempre dai libri, ma in realtà i libri non sono altro che un'occasione per fare una chiacchierata, anche perché molti libri, e questo, il suo è uno di questi, in realtà contengono tante cose dentro, si potrebbe parlare di infinito. Rose bianche a fiume, vi dice subito il tema che vogliamo iniziare ad affrontare con il professor Stefano Zecchi. L'esilio, quella ferita aperta, quell'esilio degli italiani che forse possiamo dire, professore, nessuno voleva, neanche l'Italia voleva che tornassero a casa. Ah, certo. Perché? Certo. Ci fa un po' luce su questa storia. Beh, sono questioni che riguardano la guerra, riguardano il modo in cui la nostra Repubblica ha gestito il dopoguerra. Questi italiani non sono stati accolti in Italia perché non accettati in Jugoslavia. Hanno abbandonato tutto perché poi avevano deciso di non poter continuare lì a vivere perché era una situazione infernale. Ci fu negli anni Ottanta un'intervista a Milovan Gilas, che era il braccio destro a quel tempo di Tito, dove spiegava che loro avevano cercato di fare proprio un'epurazione degli italiani. E loro non potevano rimanere, quindi non potevano rimanere fisicamente perché sparivano di notte senza nessun motivo. E per rimanere italiani, questa è la cosa che emoziona, per rimanere italiani lasciano tutto, lasciano le loro case, il lavoro, le campagne. Eppure quella Italia a cui loro volevano tornare non li ama, quell'Italia li considera estranei, li considera qualcosa che non gli appartiene. Certo, perché rappresentano un'omissione, cioè il modo in cui non è stata sufficientemente trattata la pace con le potenze vincitrici, in particolare con il governo jugoslavo. Addirittura non si sapeva ancora quale fosse il confine. Tito voleva Trieste italiana, Togliatti avrebbe addirittura accettato, come voleva Tito, il confine sull'Isonzo, quindi lasciando tutto la Venezia Giulia alla Jugoslavia. È una realtà drammatica su cui non si è voluto parlare. Professore, noi siamo partiti da San Sebastiano alla coerenza della fede, un uomo che non rinuncia ad essere un soldato leale, ma al tempo stesso, se si tratta di scegliere, a un certo punto fa una scelta ben precisa. Quegli italiani decidono di restare tali nonostante il poco affetto. Che cosa, secondo lei, quella storia consegna a tempi come quelli che stiamo vivendo oggi? Che lezione porta? Ma la fedeltà ha un'idea di vita, la fedeltà ha un sentimento patrio, che significa la relazione familiare fondamentalmente, cioè non dimenticare quali sono le proprie origini. Quando si dimenticano le proprie origini significa alla fine poi crescere come piante malate, senza radici. E credo che questi italiani sono quelli partiti dalla Jugoslavia in modi diversi, oltre 350.000, e quelli che sono rimasti infoibati, ammazzati lì dentro. Infoibati, ricordiamo questa espressione terribile, una cosa che è una mostruosità, terribile. Ma le nuove generazioni non devono dimenticare cosa sono queste gole carsiche che nascondono le speranze, le vite di tante persone. Sì, di gente che non aveva avuto nessun torto se non quello di desiderare di rimanere italiani in una terra di confine. Ma questo non è stato appunto accolto da chi per secoli ormai pensava di arrivare sulla sponda dell'Adriatico. Quelle erano terre italiane. Dante, nella sua Divina Commedia, dice come il Carnaro chiude, il Golfo del Carnaro chiude l'Italia e dice i suoi confini bagna. Quella è Roma, è una parte dell'Impero Romano, la Repubblica di Venezia. Quella è una realtà che ha sempre testimoniato le nostre radici. Per i più giovani, tra l'altro, grazie per questo contributo di immagini, questa è la verità che viene a galla a un certo punto dalle foibe, quando si decide che quella pagina di orrore deve essere anche documentata, e quindi c'è il recupero di quelle
centinaia e centinaia, forse di migliaia di corpi che vengono gettati in quelle gole carsiche. Per i più giovani, noi abbiamo l'idea, l'immagine oggi della gente che viene dai barconi, che viene dal mare. Voi immaginate carovane e carovane di carri, ma anche di treni, di persone che con un fagotto avevano soltanto i generi di prima necessità, perché, professor Zecchi, loro lì hanno lasciato tutto. Ma la cosa terribile è che appunto arrivavano alcuni attraverso vie tra virgolette legali, con queste motonavi che arrivavano a Venezia o ad Ancona o più giù a Bari, oppure clandestinamente, perché erano perseguitati. E questo un po' è la storia poi che io cerco di raccontare, e questo spiega la difficoltà di stabilire dei rapporti accettabili, esatto, tra i due governi, esatto, quello italiano e quello jugoslavo. E il protagonista di Rose Bianche a Fiume è un giovane, è Gabriele, o meglio, non è più tanto giovane quando decide che purtroppo deve fare i conti con il suo passato, perché professore, lui campa bene, diventa un pubblicitario di successo, si crea un'altra vita lontano da quella terra, poi la storia, la memoria porta il conto e lui non può non tornare in quelle terre. Certo, e questo è uno dei temi. Lei ha avuto la generosità di dire che ce ne sono tanti. Sì, ci siamo sentiti un minuto prima durante la pubblicità, che guardate, questo libro si presta a mille interpretazioni. Ecco, c'era uno dei temi è quello della memoria, sì. Tradire la memoria non riesce a darti mai pace, uno vero segno di fedeltà è ricordare. E il mio protagonista, quando ormai appunto ha già un affermato pubblicitario, comunque una persona che era riuscita, inserita, moderna, se vogliamo, sì, anche molto era moderna, riuscito sì, a mettersi alle spalle il suo passato, riceve una cartolina curiosa, che è la sfida sul tempo, sulla sua storia. E il problema è accettare o meno questa sfida. Se non l'accetta, rimane fermo in una memoria che non gli darà mai pace, e se l'accetta ritorna nella sua città per ricordare, quindi per ricostruire il mosaico della sua esistenza. È un libro che è anche una storia di amore, un amore che non si è mai spento, anche se poi si è un po' trasformato negli anni, anche una storia di amore incredibile, se mi permette professore, ha un tema a lei molto caro, quello tra padre e figlio, sul quale torneremo. Certo. A proposito di amore, professore, a volte quasi sicuramente l'arte e la musica hanno più coraggio degli storici di raccontare e di presentare un tema. Noi la facciamo sognare per un momento assieme a lei, i nostri telespettatori, perché c'è una canzone sulla quale lei stesso ci ha aperto gli occhi, Vola Colomba, guardate qui, questa è l'originale proprio nella musica, nell'interpretazione di Nilla Pizzi. Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove è il mio amor, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu e tornerò, dille che non sarà più sola. Professore, questo è un amore che però nasconde un amore più grande, quello proprio per una patria. Sì, la storia che in fondo non è raccontata dalla canzone, ma è sottintesa, sono due innamorati, uno in Italia e l'altra a Trieste, che era ancora sotto il controllo degli alleati, cioè si doveva decidere se assegnarla alla Jugoslavia o all'Italia, e Nilla Pizzi canta la storia di questi due innamorati che sperano, dille che torni presto, cioè che l'innamorata torni presto e che Trieste torni presto, c'era questo
questo diciamo pure segreto gioco illusionistico, perché non si poteva dirle così facilmente le cose, erano molto complicate, c'era una realtà politica da noi in Italia spaventosamente intricata che aveva lasciato pagare il peso più pesante della guerra proprio a questi nostri connazionali. Ed era comunque una vergogna quasi, di cui erano consapevoli forse le stesse istituzioni, per cui la cosa migliore era avvolgere dal silenzio tutta questa vicenda. Sì, professore, una vergogna, posso dirla questa espressione, forse, non so se poi lei mi corregga, e questo nel suo libro tra l'altro si capisce anche molto molto bene, è un libro che poi noi riportiamo sempre alla dimensione dell'attualità, professore, che i libri servono anche a questo, e il nostro Fabio ovviamente non sfugge la possibilità di ancorare ancora di più ai fatti di oggi.